I primi ad arrivare sono i militari del centro addestramento alpino. Le penne nere sono partite da Nus per correre la Run for Hope, una manifestazione a sostegno della ricerca contro i linfomi. Ed ecco il momento del passaggio di testimone. Si riprende a correre con Vivi Città, una gara per tutti, atleti e simpatizzanti. Ormai alla mia età l'importante è farla bene e finirla, poi il resto non mi interessa, nel senso che ormai i giovani vanno troppo forte. La prima donna al traguardo è Sabina Marché, con un tempo di 39 minuti e 26 secondi. Al secondo posto Stefania Bonjean, seguita da Elisa Vitton Mea. Tra gli uomini ha prevalso Michael Mongiovetto, che ha concluso la 10 km in 32 minuti e 26 secondi. Dietro di lui Michael Zagato e Alessandro Benati. Benissimo. Si pensava di non poter correre, invece oggi abbiamo potuto partecipare anche un buon numero di persone. La giornata è bellissima, quindi meglio di così non poteva andare. Le iscrizioni sono in linea con le scorse edizioni. 65 atleti hanno partecipato alla versione competitiva della manifestazione. Oltre 40 hanno affrontato i chilometri del percorso non agonistico. Chi corre non lo fa solo per vincere, ma anche per promuovere i valori dello sport. Vivi Città nasce ormai 40 anni fa, nasce per portare lo sport nelle città dove l'inquinamento era un problema e quindi lo sport serviva un po' a promuovere un diverso stile di vita, e adesso nella tradizione continuiamo a promuovere i valori ambientali e vivere la città in maniera diversa attraverso lo sport.